un elenco delle novità che secondo me sono notevoli di questa serie, io ne aggiungerei un'altra, cioè per la prima volta in una fiction che racconta il mondo criminale della cavolo, non lo delimita in un ambito geografico o anche culturale, cioè questo il modello comportamentale in realtà si può anche spostare fuori. E c'è proprio una puntata dove Donna Imma va a Milano, che secondo me questa è, se devo fare così la scala che mi ha colpito particolarmente, perché c'è il mondo in qualche modo della borghesia, si incontra con la borghesia, che si comporta esattamente nella stessa maniera. Tra l'altro c'è un'annotazione molto forte, che è una delle cose più forti in una serie che va in televisione italiana, dove una volta Saviano disse: guardate che la camorra non è soltanto in Campania, sta pure a Milano. Si sollevarono, no, un sacco di scandali e tutto, e lì c'è Donna Imma che va a Milano con il figlio davanti a un grattacielo, come la mamma dice: vedi quello è il nostro, questo l'ha fatto papà, il grattacielo più alto di Milano, i grandi palazzi. Lì veramente è realismo, racconta con una forza, con un'efficacia veramente sorprendente. Quindi c'è il personaggio che va oltre la cosa interessante fu che quando abbiamo iniziato a girare, quando la serie è iniziata ad andare in onda, sembrava che fosse stato organizzato dall'ufficio stampa, in concomitanza con la prima messa in onda successe tutto il casino di Jenny La Carogna, Ciro e Spoi, insomma tutta quella roba lì, Jenny e Ciro e... Quando andò in onda la puntata girata a Milano, andò in onda nella settimana dello scandalo delle tangenti dell'Expo di Milano, dove quando noi avevamo un anno prima girato, io avevo, per girare la scena, io avevo fatto un generico, lo vedi quello, indicando così una serie di palazzi, perché non potevamo essere, insomma, accusati di aver citato uno in particolare. E guarda caso la puntata è andata in onda quando invece quella roba lì è venuta alla luce. Per la cronaca, io sono andata per fatti miei a Venezia con la mia famiglia e ho iniziato a scherzare su Twitter, allora facendo delle foto così, tipo a Piazza San Marco, indicando una nave, dicendo: lo vedi quello, a mio figlio, anche quello è di tuo padre, lo vedi quello, anche quello è di tuo padre. Giorno seguente, scandalo Mose. Io ho ricevuto tweet, domande dei giornalisti che scherzavano: come facevi a saperlo? Evidentemente il problema non è che io lo sapessi oppure no, o che fossi Donna Imma oppure no, il problema è che la procura italiana ha chiesto le macchine fotografiche di già sai cosa sta accadendo. Prendi un punto a caso, via, indagine finita. Niente, volevo ancora aggiungere una cosa a proposito di questa puntata, insomma, perché lì mi pare che mi interesserebbe sapere se a livello di censura, ecco, noi si parla sempre della censura, no? Il problema vero della serialità italiana rispetto per esempio alla serialità americana, che loro riescono a fare delle cose in maniera spudorata, no? Magari molti di voi conoscono House of Cards, dove all'interno della Casa Bianca incontrano dei misfatti, addirittura omicidi, la Casa Bianca di oggi, il presidente in carica, quindi cioè, veramente c'è una spudoratezza, un coraggio, ovviamente una democrazia che a noi certe volte non... Ecco, in Italia, quando un comune come quello, che quella è una puntata molto forte secondo me, dove si dice esattamente, guardate che questo non riguarda soltanto questi personaggi che vivono in case così strane, così trash, così con questo gusto, in realtà riguarda anche il commercialista, il banchiere che cerca di fare il colpo, si approfitta, insomma, lì per me, ecco, avete avuto problemi in settore, avete dovuto cambiare battute, scene all'ultimo momento? No, io però voglio rispondere a questa domanda con un'altra domanda, proprio a te in particolare, anche a Franco, che siete comunque dei cultori anche di cinema, perché si è detto in Italia non si è capaci di fare autocritica. Allora la domanda che vi faccio: di quale Italia stiamo parlando?
l'Italia di De Sica, l'Italia delle mani sulla città, l'Italia dei cinque giornali in Arce. Di quale Italia stiamo parlando? Perché il cinema italiano ha fatto scuola nel mondo proprio per questa caratteristica che adesso noi attribuiamo agli americani. Cos'è successo negli ultimi 40 anni in questo paese? La mia domanda a voi. Cioè, perché stiamo dicendo una menzogna se diciamo che in Italia non abbiamo la capacità dell'autocritica? Sicuramente in Italia di adesso, ma nella natura di italiani succedeva qualcosa di diverso, voi ve lo insegnate, no? Quindi cosa è successo? No, è stato veramente, perché quello era il cinema che tu hai citato, era il cosiddetto cinema civile, il grande cinema civile italiano che facevano una denuncia ai figli di Francesco Rosi, era certamente avevano il coraggio di denunciare una cosa, era il cinema, ha fatto epoca quel tipo di cinema. Quando il cinema è entrato veramente in crisi, noi ne abbiamo scherzato molto su queste serate, no? Sono decenni che si parla del cinema italiano in crisi. In realtà c'è stato un momento in cui il cinema italiano è veramente entrato in crisi, e con l'avvento della televisione, della liberazione dell'etere, dove il cinema è stato inflazionato, dove la gente non andava più al cinema perché stava venduto in televisione, poi si è indebolito, per cui il vero produttore oggi com'è, il produttore non è più il produttore dell'epoca, non c'è più un produttore che rischiava e faceva... I produttori sono le televisioni. Però scusami se insisto, perché facevo un'intervista a te. Cioè, perché... Voglio dire, secondo me è un problema anche il discorso del popolo, del pubblico, eccetera, eccetera, perché cos'è successo? Quando io faccio questa domanda dico perché oggi, per esempio, anche a livello televisivo, non si può produrre un Todomodo, non si può produrre la classe operaia in paradiso? Perché? Cioè, allora la responsabilità è veramente soltanto dei produttori o c'è una politica che ha svuotato un senso dell'essere cittadini, un senso dell'essere spettatori? Perché questo è il tema dell'Italia adesso, perché anche poi il risultato che vediamo, la politica che vediamo, le persone che ci chiedono fiducia, quello che sta accadendo, è un risultato di un progetto subculturale iniziato qualche anno fa e che è andato a segno. Quindi quando io sento quella domanda che tu facevi all'inizio, da una parte la capisco, dall'altra vengono i brividi, perché io penso al mio mestiere, ok? E quando penso a Volonté, a film come Giordano Bruno, dico, cioè io ero figlio di quella Italia, sono figlio di quella Italia, che ha insegnato al mondo intero a guardarsi in faccia senza paura, con coraggio. Allora, non è cosa è successo al cinema, è cosa è successo agli italiani negli ultimi 40 anni. È successo alla cultura. Volevo aggiungere, tu hai detto avete avuto delle censure, noi non abbiamo avuto delle censure, anche perché lo dico senza fare apologia, ma lavorare con Sky significa avere carta bianca, e lo dimostrano anche le scelte che i registi fanno rispetto al cast, perché Stefano avrebbe potuto chiamare chiunque a fare il ruolo di Ciro Di Marzio e invece ha scelto un attore che sì, aveva fatto delle cose, ma non era assolutamente... Lo stesso vale per Maria Pia, per fortuna, ma secondo me la censura è arrivata dopo ed è stata molto più svilente e molto più drammatica da osservare. Tu prima citavi House of Cards, c'è un tweet famosissimo di Obama, il presidente degli Stati Uniti, che a Kevin Spacey twitta looking forward, cioè non vedo l'ora di vederla. Noi siamo andati in onda e alcuni politici, amministratori di questo paese hanno criticato Gomorra, però come dire, asserendo in calce, ma non l'abbiamo vista. Cioè, come se io mi accattano un libro e la copertina di questo libro fa schifo. Questo per dire la natura, la natura culturale della gente che ci amministra, perché veramente senza pregiudizi di sorta, di bandiere, noi siamo amministrati da ignoranti, gente che non va a teatro, la musica, questa legge, e come dice Marco, è vero, ma c'è un'altra metà, ci facciamo amministrare da gente del genere. Bravo! E siccome attenzione a non fare le vittime, signori, perché io corro il rischio di essere retorico, ma sono orgoglioso di essere italiano, cioè la storia di essere italiani è un fatto nel mondo e ce lo siamo dimenticati.
No, io... No, ma scusami, anche per rispondere a Fortunato, perché è via il lancio al discorso che faceva Marco D'Amore adesso. Sky in qualche modo è un elemento che ha perturbato un po' un equilibrio che si era creato. Per esempio, come Comorra la serie, probabilmente alla Rai non poteva andare. Tant'è vero che il direttore generale cosa ha detto? Ma è notizia di 3 giorni fa che Gubitosi ha dichiarato che il direttore generale della Rai si distacca completamente da Gomorra, perché loro non produrranno mai un prodotto che non propone eroi, e invece noi siamo eroi negativi, quindi state tranquilli perché prima o poi verrà un carabiniere a salvare l'Italia, un prete a salvare il mondo. Stiamo tranquilli. De Magistris, ha capito, a presto, non da giovedì. Sta affossando Napoli, De Magistris. Io volevo tornare un attimo a un aspetto più strettamente cinematografico a cui accennava prima Marco, cioè al fatto di un cast, che è un cast privo di nomi di immediato richiamo e invece di grandissima qualità. Ecco, l'impressione che in Italia esista un talento, soprattutto sul versante degli interpreti, molto diffuso, un parco attori straordinario che non ha, come dire, le occasioni giuste per dimostrare. Ogni volta che questa occasione gli viene offerta, come in questo caso, i risultati sono assolutamente straordinari. Ecco, non so se anche voi, come giudicate la vostra professione, ecco, quali occasioni ci possono essere per affermarsi e qual è la qualità degli attori italiani? Ma qua devi parlare seriamente. Allora, sì, però io sono stata sempre seria, ho detto sempre seria. Se questo fanno dire a noi, no? Cazzeggia ancora, è meglio. È meglio, vado meglio. Comunque io, lei l'ha vista la serie? No. No, ma io c'ho un cane. Come c'ho un cane? Perché le strafitte non voglio vedere questa. Oh, vedesse il mio cane, esatto. Però quello me lo mangio. No, questo se manca, tu dì dai cane. No, no, infatti ho detto lui si mangia il mio, quello intendevo, perché è troppo bello. A proposito, parlavo di attori, quindi cani, vai avanti. No, dunque, per me è molto, molto curioso, perché io, insomma, non sono una signorina di primo pelo, ho la mia età, diciamo, e quindi ho sempre fatto questo lavoro, ho sempre vissuto del mio lavoro, qualche volta meglio, qualche volta peggio, però mi sono ritrovata in questo periodo che le persone che hanno amato Imma mi dicano dove eri finora? Perché ci siamo dovute subire anni di, non dico chi, per rispetto, invece quelli che mi conoscono da sempre e che quindi magari hanno condiviso con me anche le frustrazioni che questo lavoro comporta, sono felicissimi e mi dicono: ah, finalmente un ruolo in cui ti sei potuta far valere. La verità è che io, siccome non voglio polemizzare, chi mi chiede dove eri finora, dico: sono sempre stata qua, cioè non ero io che mi nascondevo dietro il paravento, ero qua, facevo i miei provini e poi succedeva quello che succedeva. Però al di là dell'esperienza personale, la cosa che trovo interessante per gli attori, e sono tantissimi gli attori bravissimi in Italia, a cui manca veramente l'opportunità di confrontarsi con del materiale serio, che non sia: ciao, come stai? Hai preso il tè stamattina? No, mi preferivo il caffè. Così. E questo anche, tornando a prima, è un problema della società, perché se noi abbiamo una società piatta, con una classe dirigente piatta, si scrivono delle cose piatte e gli attori sembrano tutti dei cani. Non è vero, se hanno la possibilità di confrontarsi con storie forti, con storie piene di contraddizioni, che con la contraddizione umana, e allora possono anche mettersi in gioco come attori. La cosa interessante di questo lavoro, al di là appunto delle nostre esperienze personali, è che secondo me ha ridato dignità al nostro mestiere. Cioè io
spesso mi sono dovuta trovare a giustificarmi con le persone, mio marito non si occupa di questo, non si occupa di cinema nella vita, e quando io mi trovavo magari con delle persone del suo ambiente, io mi vergognavo a volte di dire che faccio l'attrice, e seppure lo dicevo, mi sentivo quasi di dover giustificare, di dover chiarire in quale tipo di posto mi collocassi come attrice, che è una cosa surreale. Invece finalmente penso che questa sia, come dire, la dimostrazione che se si fanno le cose per bene, ci sono le persone che possono fare queste cose per bene, e che il mestiere dell'attore è un mestiere di grande dignità, di grande sacrificio, di grande professionalità che non possono fare tutti, e che appunto merita rispetto per il fatto di dare, di darsi. Gli attori si danno e ricevono anche da tanto. Quindi, e però, in questo caso c'è stato un grandissimo scambio. Io però voglio